uno scudetto, due Coppa Italia di fila, adesso le finali scudetto le ospitiamo qui a Siracusa, che già vi ha portato bene appunto per la Coppa Italia 2012. La KST si sente pronta, pronta a riconfermarsi? Beh, diciamo, siamo pronti, abbiamo lavorato bene, e aver chiuso il campionato primi in classifica ci dà la carica giusta per affrontare questi playoff scudetto. E ce la metteremo al massimo, perché vogliamo, il nostro obiettivo societario è quello di bissare lo scudetto dell'anno scorso, come siamo riusciti a bissare quest'anno anche la Coppa Italia. Aver chiuso il campionato comunque in testa vi dà un canale preferenziale per la finale. Quanto può essere importante comunque anche il giocare in casa e avere il pubblico che vi sospingerà? E aver finito il campionato primo in classifica è importantissimo, perché, come dicevo poco fa, ci permetterà di fare direttamente l'accesso alle semifinali e di non incontrare immediatamente in semifinale né il Chiavari né il Posillipo. Eventualmente li incontreremo in finale, una delle due. Diciamo, questo ci permette di stare un po' più tranquilli. Per quanto riguarda il pubblico di casa, assolutamente sì, da un lato ti dà un carico maggiore sulle spalle, no? Per far bene in casa, però dall'altro ritengo che possa essere l'uomo in più in campo. Quanto orgoglio c'è da parte sua nel poter schierare tutti i giovani ragazzi cresciuti nel tempo qui a Siracusa per poter confermare uno scudetto già vinto lo scorso anno? Ma sicuramente l'orgoglio è tanto, orgoglio sia per la città che per la nostra società che da anni che lavora nel settore giovanile. Abbiamo ottenuto grandi risultati, non sto qui a ripetere i vari titoli Under 21. Adesso è venuto l'anno scorso il premio più bello, che è quello della vittoria dello scudetto. Però, se proprio devo dire, la sensazione nostra è stata sempre quella di non un raggiungimento di un traguardo finale, ma una tappa di un percorso che comunque non si vuole arrestare, nel senso che per noi lo sport non è stato mai finalizzato al singolo obiettivo, quanto invece proprio all'obiettivo di vita, cioè quello di rafforzare i principi salienti di quelle che possono essere le nostre caratteristiche umane, l'amicizia, la fratellanza, la collaboratività, tutti principi che da noi KST sono stati sempre messi prima e avanti a quelli che sono i risultati sportivi fatti di agonismo fine a se stesso.